Schopenhauer è un filosofo molto amato dagli studenti perché parla al cuore e soprattutto parla alla vita della gente nei suoi aspetti più concreti. Quindi da questo punto di vista è l'anti-Hegel per eccellenza. Poi se voi considerate che Schopenhauer era una persona particolarmente arrabbiata con Hegel, che arrivò non soltanto a cercare di demolirne il pensiero con le armi della filosofia, ma anche a denigrarne la persona con le armi dell'insulto e delle offese. Schopenhauer era inviperito con Hegel a tal punto da definirlo una vuota testa di legno, faccia da birraio, un uomo la cui filosofia assomiglia a un delirio di un pazzo, che si esprime nel linguaggio più incomprensibile e ripugnante. Cito a memoria alcune delle espressioni utilizzate da Schopenhauer per descrivere la persona di Hegel e il suo pensiero. In più, secondo Schopenhauer, Hegel è un, usa anche questa espressione, leccapiedi, noi diremmo un'altra cosa un po' più volgare, perché non ha fatto altro che costruire una filosofia che era la filosofia che tornava utile allo Stato e alla Chiesa prussiani, che non a caso erano le istituzioni che gli stavano dando il lavoro, perché Hegel, se ti ricordi, diventa rettore dell'università di Berlino e quindi occupa un posto statale di tutto rilievo, è stipendiato dallo Stato prussiano e non a caso, dice Schopenhauer, nella filosofia di Hegel si sostiene che lo Stato prussiano è l'incarnazione, è la manifestazione ultima dello spirito assoluto. Grazie. Lo Stato prussiano ti ha fatto diventare rettore dell'università, ti paga uno stipendio profumatissimo, cosa dovrai dire tu? Che lo Stato prussiano è l'ultimo staterello dimenticato da Dio? Hegel, come gli idealisti, secondo Schopenhauer, ha prostituito la filosofia, perché cosa hanno fatto gli idealisti, dice Schopenhauer? Anziché vivere per la filosofia, hanno vissuto della filosofia. Che differenza c'è? Se io vivo per la filosofia, sono disposto anche a soffrire e a morire per essa. E lo hanno fatto Socrate e Giordano Bruno, entrambi martiri del libero pensiero. Pur di affermare la verità che avevano scoperto, Socrate e Giordano Bruno, nel 600, Giordano Bruno è un filosofo rinascimentale del 600, morto, bruciato sul rogo dopo essere stato processato dall'Inquisizione della Chiesa Cattolica. Giordano Bruno e Socrate sono morti in nome della filosofia. Hegel invece vive di filosofia, non muore per la filosofia, ma usa la filosofia come uno strumento di guadagno, di profitto e di prestigio personale, no? Questo è veramente un alto tradimento della filosofia. La verità è qualcosa per la quale vale la pena morire, non qualcosa tramite cui guadagnare o vivere, esattamente. E questo è, appunto, ripeto, il più grande tradimento che l'idealismo tedesco in generale e Hegel in particolare, secondo Schopenhauer, hanno compiuto nei confronti della filosofia. E che Schopenhauer fa notare che effettivamente la filosofia di Hegel è una filosofia ottimistica, no? Tutto ciò che è reale e razionale, e tutto ciò che è razionale e reale, ricordate il famoso assioma hegeliano, è uno slogan ottimistico, perché se io dico che tutto ciò che è reale è razionale, sto dicendo che c'è un perché per ogni cosa, anche per quelle apparentemente più assurde. Anche la morte di un bambino per Hegel, in quanto reale, è razionale. Ma questo è scandaloso, dice Schopenhauer. La vita non è affatto è la storia, non sono affatto un cammino trionfale della ragione che supera tutte le contrapposizioni, i contrasti. No, ricordate, la dialettica cos'è? È il trionfale superamento che l'infinito opera nei confronti di tutto ciò che è finito, mortale, limitato. Tutto va comunque per il meglio, perché tutto ciò che accade doveva anche accadere. Ha comunque una ragione. Tutto ciò che è reale è razionale. Schopenhauer protesta contro questa affermazione. Per lui tutto ciò che è reale è irrazionale, assurdo, perché la vita è dolore, morte, crudeltà, miseria, sofferenza, povertà. La vita è un teatro osceno in cui vanno in scena cose che non dovrebbero essere viste. La vita non è affatto quello che ha detto Hegel, e cioè qualcosa di irrazionale se noi approfondiamo. Al contrario, se noi approfondiamo troviamo una verità molto scomoda, cioè che la vita è dolore.
Ora, questo naturalmente è molto scomodo da affermare, e quindi quando Schopenhauer, per rivalità nei confronti di Hegel, ottenuta la cattedra universitaria, collocò le proprie lezioni nello stesso orario in cui le teneva Hegel all'Università di Berlino, erano colleghi all'Università di Berlino. Schopenhauer, volendo contrapporsi a Hegel e sfruttare in qualche modo la fama che già Hegel si era costruita per contrasto, cioè provando a dimostrare che il suo pensiero la vedeva più lunga di quanto non facesse quello di Hegel, andò incontro a una sonora delusione perché, avendo messo le sue lezioni nello stesso orario in cui le teneva Hegel, il risultato fu esattamente: da Schopenhauer andarono 3-4 studenti all'inizio, ma poi lui si ritrovò senza studenti perché ce n'erano almeno 3.500 che affollavano l'aula di Hegel. Schopenhauer soffrì maledettamente questa rivalità personale nei confronti di Hegel e giustificò la cosa dicendo che, appunto, mentre Hegel proponeva una filosofia orecchiabile, e cioè una filosofia che in fondo ti racconta le cose positive, quindi Tutti la vorrebbero sentire. esatto, e Hegel in fondo non fa altro che dire le cose che alla gente piace sentire, cioè che la realtà è razionale, che alla fine il bene vincerà. Questa è la dialettica di Hegel, che il negativo è soltanto un momento di passaggio del positivo, Grazie, che appoggia, no? Aspetta, fammi dire altre cose, che adesso ne possiamo parlare insieme. E quindi il negativo invece per Schopenhauer è l'ultima parola. Hegel, se ti ricordi, vede il negativo come un'antitesi che poi viene superata nella sintesi. Il positivo finale è il negativo del negativo, cioè la negazione della negazione è la positività finale, no? La famosa dialettica, se ti ricordi, innocenza, colpa, virtù. Sì, tesi, antitesi e sintesi. Cioè la sintesi è la parola finale. È la parola che riconcilia, è il momento che riconcilia la realtà e che ti dice che anche il negativo, in fondo, se lo guardi attentamente, è positivo, perché è l'occasione affinché si manifesti qualcosa di positivo. Il perdono, no, il perdono non ci sarebbe se non ci fosse il tradimento, ma il perdono è il supremamente positivo per Hegel. Ok, Schopenhauer dice: non è così, e siccome la mia verità è scomoda, nessuno vuole sentirla, dunque vanno tutti da Hegel. Ora, puzza di giustificazione, però ha una sua ragione. Schopenhauer era allievo di Schulze, uno dei tre autori che, se ti ricordi, segnano il passaggio dal kantismo all'idealismo, e considera la filosofia di Hegel, e quindi tutto l'idealismo, non già, come noi abbiamo visto, uno sviluppo del kantismo, cioè del criticismo kantiano, uno sviluppo coerente di quanto già Kant aveva accennato con il suo sistema filosofico, ma vede nell'idealismo piuttosto il più imperdonabile e grave fraintendimento del kantismo. Attenzione, questo significa che Schopenhauer ritorna a Kant. La sua aspirazione è riprendere Kant non come premessa di quello che poi sarà l'idealismo, ma come un'alternativa radicale all'idealismo. Quindi, insomma, Schopenhauer sta dicendo: gli idealisti hanno frainteso Kant, hanno creduto di portare alle estreme conseguenze il suo pensiero e quindi di approfondire ciò che Kant aveva accennato solo in superficie, ma in realtà non hanno fatto altro che fraintendere Kant, lo hanno deformato. Occorre dunque, e lo farò io, dice Schopenhauer, tornare a Kant, liberarlo dal fraintendimento idealistico hegeliano e contrapporlo ad Hegel, facendo vedere che la filosofia di Kant è più plausibile di quella hegeliana. E mentre Hegel giustifica tutto, perché il suo è un razionalismo ottimistico, tutto ciò che è reale è razionale, ogni cosa che accade ha una ragione, e questo, ripeto, è una forma di ottimismo, perché anche quello che apparentemente è assurdo in realtà ha un senso. Questo significa tutto ciò che è reale e razionale. Schopenhauer sostiene un irrazionalismo pessimistico. Quindi al razionalismo ottimistico di Hegel si contrappone l'irrazionalismo pessimistico di Schopenhauer. Non è vero che tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è reale è irrazionale, perché la vita è dolore, è crudeltà, no? È miseria, è
è impossibilità di ottenere ciò che si desidera, e dunque la filosofia ha il dovere di dirlo contro le illusioni in cui si rinchiudono gli uomini e di cui la filosofia di Hegel rappresenta una specie di giustificazione filosofica. Hegel ha fornito in chiave filosoficamente sofisticata una giustificazione delle illusioni umane, cioè dell'idea che alla fine andrà tutto bene, che le cose non possono essere così cattive come sembrano, che forse c'è un Dio che alla fine ci salverà e che redimerà tutto il dolore del mondo, no? No, la filosofia nasce piuttosto, secondo Schopenhauer, dalla sintesi fra dolore e pensiero. Cosa intende dire Schopenhauer? Dove c'è soltanto dolore non c'è filosofia. Pensate al fiore che appassisce, all'animale che soffre e all'uomo che muore senza nemmeno accorgersene. In nessuno di questi tre casi c'è filosofia. Il dolore muto dell'universo, che appunto va dal fiore che appassisce al vecchio che muore in solitudine, ha bisogno di essere raccontato, ha bisogno di essere consapevole per far scattare la domanda sul senso di quello che accade. Non è un caso che la domanda perché nasca quasi sempre di fronte a un dolore, a una sofferenza. Ma perché? Come se appunto il dolore e la sofferenza scuotessero, no? Il torpore, la pigrizia in cui l'uomo si chiude quando sta bene. Quindi il dolore senza pensiero è muto. Ma il pensiero senza dolore è anch'esso muto, perché chi sta bene non si chiede qual è il senso della vita. Il benessere uccide la filosofia, perché chi sta bene è troppo impegnato a godersi la vita per potersi chiedere quale ne sia il senso. Non è un caso che noi diciamo di fronte a una persona che ci sembra a disagio, preoccupata, sei in pensiero, come se ci fosse un legame fra il pensiero e il soffrire, e l'essere a disagio. Una persona che sta bene non pensa, ripeto, è troppo impegnata a godersela per chiedersi il perché. Quando c'è filosofia, allora, dice Schopenhauer? Quando si verifica un dolore consapevole, cioè quando chi soffre è cosciente di soffrire e dunque si chiede perché sta soffrendo. Se l'uomo non dovesse mai morire, dice Schopenhauer, non si chiederebbe mai qual è il senso della vita. La filosofia nasce dalla consapevolezza della mortalità. Se gli esseri umani, pensanti, non fossero anche mortali e dunque non dovessero infine morire, non si chiederebbero mai che senso ha vivere. Ma chiedersi che senso ha vivere è esattamente la domanda della filosofia. Dunque, la filosofia è figlia del dolore consapevole. Né del solo dolore, come negli animali che soffrono ma non si chiedono il perché, né del solo pensiero, perché anche un pensiero in una vita in cui tutto va bene non si chiede perché. Quindi né il solo dolore senza consapevolezza, né la sola consapevolezza senza dolore sono in grado di far scoccare la scintilla della filosofia. Il benessere è il malessere della filosofia. Cioè quando noi stiamo bene non facciamo filosofia. Quindi se tu vuoi far fiorire la filosofia, in qualche modo devi stare male. Ma non perché ti devi diciamo, fare del male. Allora, cioè, voglio diventare un filosofo, adesso mi frusto. Cioè, non c'entra il sottomaso. Non è questo. Però non è un caso che, appunto, le persone che se la passano bene tendano a non farsi domande. Mentre quelle che soffrono si interrogano, e anche spesso in profondità, sulla vita. Pensa a Leopardi. Ecco, Schopenhauer può essere considerato il Leopardi della filosofia. Così come Leopardi può essere considerato lo Schopenhauer della letteratura. Leopardi ha avuto uno sguardo particolarmente acuto, no, nel cogliere le contraddizioni della vita. Perché? Perché soffriva. Schopenhauer conosceva Leopardi, si conoscevano i due, sono contemporanei. Chi soffre vede cose che chi non soffre non vede. Bisogna soffrire a volte per capire alcune cose che altrimenti non avremmo mai capito. Ecco, l'intera filosofia, secondo Schopenhauer, è costruita su questa esperienza della sofferenza.